semplicemente, onestamente, siamo ufficialmente nella Marotta League. E ora che scusa troveranno? Ora mi dovete spiegare che scusa troveranno, perché dopo quello che abbiamo visto oggi non so che scusa troveranno. Io sono Mr. Dad e questa è la The One TV. Allora, l'Inter meritava di vincere. Parliamoci chiaro, l'Inter meritava di vincere. L'Inter meritava di vincere. Ma oggi voglio proprio vedere i tifosi giornalisti dell'Inter che scusa troveranno. Perché il secondo gol era un gol da annullare. Essendo che il signor Bastoni mette la mano in faccia a un giocatore avversario. Mi hanno spiegato, se tu metti una mano su un giocatore avversario, il gol è da annullare. Ora voglio vedere che scusa troverà il disegnatore Rocchi. Vediamo, aspettiamo il VAR. Come si chiama quel programma? VAR. Vediamo. O per VAR. Andiamo a aspettare. Perché ci hanno insegnato contro Juve Verone che la mano sulla faccia del giocatore a centrocampo ha annullato il gol. Perché oggi non è stato annullato il gol? Poi qualcuno mi dirà, sì, il Verona aveva il rigore. Sì, aveva il rigore, benissimo. Aveva il rigore e ci sta. Poi l'ha sbagliato, cazzi del Verona. Però signori, oggi il gol di Frattesi era da annullare. Ci hanno spiegato che se tu metti le mani in faccia a un giocatore, il gol viene annullato. Siamo ufficialmente nella Marotta League, basta che siete chiari, lo scudetto lo deve vincere l'Inter, basta essere chiari, con il Genoa gol in fuorigioco, con il Frosinone rigorino, contro il Napoli due falli fatti, c'era un rigore per il Napoli non fischiato, sul primo gol c'era fallo e niente, con la Juve c'era la ripartenza a fallo di Damiano, ma la cosa bella che alcuni giornali fanno finta di niente, lo sapete male cosa scriveranno, cuore Inter, e sto dicendo l'Inter meritava di vincere, ma oggi siamo nella Marotta League, oggi ognuno mi deve spiegare perché non è stato annullato quel gol. Oggi mi dovete spiegare perché il gol di Frattesi non è stato annullato, perché si è visto in mondovisione che Bastoni mette le mani in faccia al giocatore. Mi avete spiegato che con le mani in faccia il gol viene annullato. Ken è un esempio, Verona-Juve, Ken mette la mano in faccia a Faraoni cade, il gol viene annullato. Cosa mi direte ora? È passato 20 secondi? 30 secondi sono passati sul gol di Ken in Juve Verona. Però va bene così. Va benissimo così. È sotto gli occhi di tutti. Basta. È sotto gli occhi di tutti. E la cosa bella, la cosa davvero bella, è vedere le scuse che stanno trovando i tifosi dell'Inter. Pagliacci! Siete, perché si può ammettere, sì, è due partite che stiamo portando a casa rubandola, ma semplicemente si può semplicemente dire, no, nessuno dirà niente, però per l'ennesima volta domani i giornali parleranno di cuore Inter, Frattesi, però che c'è il gol, era da annullare, non lo dirà nessuno. E io oggi voglio vedere coloro che tifano Inter, giornalisti, che scusa troveranno, perché hanno trovato la scusa col Genova, che lì Strootman faceva lui fallo su Bissek, hanno trovato la scusa a Napoli. Ora, che scusa è? Aveva una mosca? Il giocatore del Verona aveva una mosca? E cosa gli stava tirando l'aria? Poi ha avuto il rigore Verona. Coglione il giocatore del Verona che non so quando vanno. Ma io dico una cosa, ma gli allenatori
gli fanno battere i rigori in allenamento, perché battono rigori del genere. Ti sei accorto che Sommer si era buttato prima e tu non lo tiri centrale, ma Sommer si è buttato, che si è andato pure al rallentatore. Ma comunque l'Inter meritava di vincere perché ha giocato, ha avuto più occasioni. Però ufficialmente siamo nella Marotta League, signori miei, senza che ci nascondiamo, Marotta League è un modo di dire, però intanto sono nelle ultime due partite, dovevi fare 0 punti, ti sei portato a casa 4 punti e ancora una volta nessuno parlerà. Il buon, come si chiama, Luca Marelli, dice esattamente che il gol dell'Inter è da annullare. Il buon Luca Marelli, che quando gli interisti lo vogliono andare a prendere, prendono sempre Luca Marelli, oggi dice che il secondo gol è da annullare, però non se ne parla. Ora voglio vedere il giornale sportivo più importante d'Italia cosa scriverà domani. Cuore Inter, oltre l'ostacolo, oltre le difficoltà. Ma l'arbitro è scandaloso. L'arbitro è scandaloso. Addirittura non aveva visto il fallo da rigore. Non aveva visto questo arbitro. Ma io dico una cosa, ma gli arbitri vengono allenati? Perché oggi mi sembra che gli arbitri non vengano allenati. Perché non vede la manata? Perché c'è un giocatore a terra, c'è un giocatore a terra del Verona e non si fermano, c'è un giocatore a terra e non si fermano. Però ci sta, perché se l'arbitro non ferma l'azione tu non puoi, è giusto che non ti fermi. Però il VAR è spento, il VAR a San Siro è spento. Perché oggi mi sembra che il VAR è spento, perché si è vista ad occhio nudo che era da annullare, che il giocatore, che Bastone ha dato una manata. Poi manca anche un giallo, manca anche un giallo a Barella, perché essendo che ha fermato un'azione per fallo, Barella ha lanciato il pallone fuori, però per l'ennesima volta non si vede niente. Complimenti. E signore e signori, benvenuti nella Marotta League. Ci divertiremo. Io dico alla Juve e alle altre squadre, lottiamo per prenderci questo secondo posto, andiamo in Champions, perché ormai è ufficiale, lo scudetto lo deve vincere quella squadra là. Io non so perché, non so perché, però lo deve vincere quella squadra. Perché per l'ennesima volta c'è un favore a favore dell'Inter e nessuno ne parlerà. Complimenti. Vediamo comunque. Inter 2, Verona 1. Ieri Bologna-Genova 1-1, dove il Bologna ha giocato alla grande, ha fatto una bella partita, però il Genova si è difeso alla grande. Addirittura fino ai minuti finali stava portando a casa il risultato, ma oggi pure Bologna si deve accontentare del quarto posto, di entrare nel primo quarto in Europa League, perché la Marotta League è già segnata. Già potete prenotare Piazza Duomo per festeggiare il campionato, lo scudetto, perché dopo di questa non lo so, dopo di questa già potete prendere. Il sindaco di Milano può già, quando 3, 4, 8 maggio, preparate la piazza, tutto quanto, perché si deve festeggiare, perché la Marotta League si deve festeggiare, il primo torneo stagionale della Marotta League si deve festeggiare alla grande. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo alla prossima, perché ormai non ne parlo più. Boh, ora mi voglio proprio gustare come si arrampicherà.